Bene signori, riusciamo finalmente ad arrivare alla diretta anche vocale. Una buona serata da parte di Fabrizio Ercolini e un ben ritrovati. Si gioca qua al Palaocchi di Forte dei Marmi, questa gara di Serie A2 che va a segnalare praticamente l'ultima gara di questa stagione per quanto riguarda i ragazzi allenati da Mister Molina, che ricordo con il pareggio acquisito sulla pista della Pumas 6 giorni fa hanno mantenuto la categoria e adesso si gioca la gara fra Forte dei Marmi e Follonica. Un Follonica al momento avanti per 3-1 grazie alla doppietta di Polverini al gol di Cabiddu, a cui ha risposto inframmezzato il gol di Cacciaguerra. Intanto vediamo le formazioni che al momento stanno viaggiando con la sfera proprio per Polverini, che trova la conclusione, però ben piazzato sulla propria porta c'è Ciupi, Raffaello Ciupi. Adesso Bicicchi la rilancia per il Forte dei Marmi, Kerekes dall'altra parte per Ambrosio, cerca la percussione Ambrosio con il passaggio al centro per Cacciaguerra che non riesce, riparte il contropiede, attenzione al numero 5 Cabiddu, giocatore importante nella rosa della prima squadra. Polverini ancora. Sono i ragazzi di Mister Polverini, indimenticato Franco Polverini, grandissimo campione della nazionale italiana e ha militato in diverse formazioni importanti per quanto riguarda il panorama hockeyistico italiano. Intanto la sfera è ancora per Mattia Polverini, che cerca l'intervento sul primo palo che non riesce, attenzione la ribattuta, la conclusione ancora Polverini dopo la ribattuta, la sfera recuperata da Ambrosio, rilanciata per Vicicchi, da questi a Cacciaguerra che può volare dalla parte opposta, ma è ben schierato la formazione del Follonica. Adesso Vicicchi, il dai vai con Cacciaguerra che la cambia dall'altra parte per Ambrosio, Cacciaguerra ancora. Ancora lui per Ambrosio, per linea esterna il Forte dei Marmi, prova adesso Ambrosio l'accelerazione, Polverini su di lui, sfera all'indietro, il controllo, poi il tiro a lunga distanza, il tentativo di spizzata di Vicicchi che non riesce, dunque la sfera riconquistata dal numero 8 Mariotti per Cabiddu che cerca di andarsene e gli riesce, poi l'intervento di Ciupi va a disturbarlo e dunque ancora Polverini in possesso di sfera. La cambiata ancora per Mattia Polverini, attaccato vittoriosamente da Ambrosio che adesso però deve uscire dalla zona buia, l'appoggio, Cabiddu su di lui, la sfera lunga riguadagnata dal Follonica che può rimpostare l'azione d'attacco. Follonica ricordo avanti per 3-1, ancora il Follonica a manovrare, il tiro dalla media distanza è intercettato da Ambrosio che poi finisce a terra sullo scontro, l'arbitro signor Lossi dice che non è successo niente. Cacciaguerra ancora, la riprende per i suoi, due alla balaustra ma se ne va Cacciaguerra per Kerekes, a tu per tu col portiere, non fallisce Kerekes, il numero 7, Kerekes accorcia, dunque Forte dei Marmi, centro Porsche 2 e Follonica 3. E si riparte con il Follonica la manovra, 17:52 alla fine, un solo fallo in tutti questi minuti. Intanto bravo Cacciaguerra a recuperare sfera, poi però non riesce a controllarla. Cabiddu ponta l'avversario, la serve ancora per Polverini che la ritorna. Niente da fare, scusate, non era Polverini. Comunque adesso Mattia che va a manovrare. Mattia ancora tenta il tiro, Ciupi distinto, la spara lontano dalla porta, ma manovra ancora il Follonica. Il numero 9 Margheriti, sfera all'indietro Cabiddu, percussione, cerca di entrare fra due avversari, poi in ultima battuta ci prova Polverini in uscita dalla porta, niente da fare, Giovannelli subentrato può rimpostare l'azione per Cacciaguerra, autore dell'ultima rete rossoblu, della doppietta rossoblu, scusate. Ancora il Forte dei Marmi per Ambrosio, la sfera all'indietro, Cacciaguerra ancora, si accentra, attaccato, ma c'è il fallo in attacco da parte di Giovannelli, il time out quando mancano 16:48 alla fine,
sul risultato di 3-2 in favore della formazione maremmana. Il time out chiesto da mister Franco Polverini, che va a smuovere un po' quella che è la panchina. Dunque Forte dei Marmi, ricordo, sotto per 3-2, Cabiddu e doppietta di Polverini per la formazione del Follonica. Due gol di Cacciaguerra per il Forte dei Marmi, e dunque le squadre sono alla panchina a prendere quelli che sono suggerimenti del mister. Da una parte, ricordo, c'è Roger Molina, vicino a lui in panca anche Alessandro Barzi. Dall'altra parte, anzi, approfittiamo del fatto di vedere il buon Pippo per fargli ancora un miliardo di auguri al neononno. Dall'altra parte, dicevamo, Franco Pura per quanto riguarda la formazione del Follonica. Battuta in questo momento è il numero 2, un po' di confusione sulla nostra distinta Galgani. Galgani, Cabiddu. Poi c'è l'intervento vittorioso da parte di Ambrosio, che la serve a Chere, che si deve superare Cabiddu, attaccato, si salva Ambrosio da destra, cerca l'incursione, sfera che rimane lì, poi ancora Ambrosio a riprenderla dopo una deviazione alta, due su di lui, dietro porta per Kerekes. Dunque ancora la sfera per il rossoblu, prova Margherita a intervenire, non gli riesce, e allora è Giovannelli che l'appoggia all'indietro per Kerekes. Kerekes deve andare a forzare il tiro, cerca il filtrante per Cacciaguerra che però non funziona. Dunque il numero 2 Galgani al centro, Cabiddu, due su di lui, vittoriosamente Giovannelli, poi per Cacciaguerra, poi non si intendono i due, diventa un contropiede 2 contro 1, ma è provvidenziale in fase difensiva Kerekes a fermare. Adesso il numero 2 Galgani che può manovrare. Ancora per Maggi. Poi il tentativo dalla lunga distanza che però si perde, e dunque il Forte dei Marmi può tornare in avanti con Kerekes per Cacciaguerra, costretto a girare dietro la porta difesa, la porta maremmana, con il numero 10 è Mugnaini, il portiere della formazione maremmana. Poi persa sfera, va a riconquistarla Giovannelli, la gira all'indietro per Kerekes. Ancora una ventina di secondi, ci prova dalla lunghissima distanza Ballestero che è subentrato, niente da fare, la sfera recuperata, attenzione al contropiede, disturbato il portatore di sfera, nello specifico il numero 9 Margheriti, è costretto a rifugiarsi all'angolo, si lotta, ne esce vittoriosamente il Forte dei Marmi grazie anche alla punizione fischiata dall'arbitro. Adesso è Ballestero in possesso di pallina che cerca il filtrante che non funziona, dunque Cabiddu può riportarla avanti per i suoi. Ancora la formazione del Follonica che manovra, Cabiddu. Cabiddu ancora, cerca il numero 3. Maggi, niente da fare, sfera all'indietro, può ripartire dunque il Follonica con Margheriti, attaccato però vittoriosamente da Cacciaguerra che poi riesce a sfuggire dalla morsa del giocatore maremmano, e dunque Forte dei Marmi che torna in avanti con Kerekes al limite dell'antigioco, sfera all'indietro, deve uscire dalla zona calda e lo deve fare presto, ma la sfera è riconquistata dal Follonica che rimposta l'azione d'attacco molto bene con Cabiddu. Poi lo scontro fortuito con Giovannelli, l'arbitro ferma, ma Cabiddu per primo era andato a chiedere scusa, a sincerarsi prima del fischio dell'arbitro delle condizioni del giocatore del Forte dei Marmi con la maglia numero 78.
Intanto un nuovo cambio con il numero 7, è entrato Fabbri per quanto riguarda la formazione maremmana. 13 e 13 alla fine, ancora la squadra di Polverini che manovra, sfera in avanti, Fabbri ci prova, esce fuori dallo specchio della porta, la riconquista Giovannelli, percussione in solitaria Giovannelli, raddoppio di lui, capito, ne esce bene, la serve ancora al centro per il numero 2 Galgani, ma non c'è la sfera di ritorno e dunque Ballestero può tirare una fiammata che però viene deviata dall'avversario, non c'è fallo di Gerardo, si torna a giocare, intanto è pronto il time out chiesto da mister Molina, una buona occasione adesso sulla spizzata al volo, ma la sfera passa fuori dallo specchio della porta e dunque Fabbri può rimpostare per i suoi. Perso tutto Ballestero, recupera pallina, la ricambia per Cacciaguerra. Cacciaguerra ancora si allarga, dietro porta, Kerekes all'indietro, Ballestero si allarga e sul tiro giusto il palo pieno di Cacciaguerra che va vicinissimo al pareggio e alla tripletta personale, ma siamo già dall'altra parte. Bravo Ciupi, Raffaello ci mette il guantone e dice di no al tiro del numero 3 Maggi ed è il Forte Marmi che torna a manovrare. 11:45, occasionissima rossoblu, questa volta il buon portiere Mugnaini non ci sarebbe arrivato, infatti il palo a fermare la sfera, ancora Cacciaguerra in fascia destra, poi c'è il blocco irregolare da parte del numero 7 Kerekes, scatta il time out e dunque formazioni che vanno a prendere quelli che sono i consigli dalle proprie panchine. Intanto ricordo che questo Follonica al momento occupa la quinta posizione in classifica con 26 punti, con uno score di reti fatte e subite 79-84, mentre il Forte dei Marmi, che dicevo si è salvato con una giornata d'anticipo, occupa l'ottava posizione, 15 punti. Si gioca questa sera l'ultima giornata per quanto riguarda la Serie A2, 55 le reti fatte, non tantissime, 82 le reti subite, in linea con quelle che sono le altre squadre al netto del Viareggio, che ovviamente sappiamo già è proiettato in Serie A1. Dunque il Forte Marmi guadagna quel punto sulla pista della Pumas Viareggio e consente di salvarsi a danni del Gamma Innovation Sarzana e dell'Hospital Campolongo Salerno, che non hanno trovato in questa stagione la verve giusta per provare a mantenere la serie, ma insomma voglio dire, sappiamo che sono squadre importanti e dunque società che insomma ci ritenteranno il prossimo anno ripartendo dalla serie inferiore. Dunque vediamo un po', Bicicchi, Ballestero, Cacciaguerra e Giovannelli, dall'altra parte Polverini, dovrebbe essere Fabbri, il numero 2 Galgani e con il numero 3, intanto il tiro alla media distanza, non c'è la ribattuta, se ne impossessa Giovannelli e Maggi, insomma queste le formazioni che vanno a disputare questa seconda parte del primo tempo, con Ballestero che cerca di trovare la percussione per lo scarico, poi finisce a terra dietro la porta avversaria, attaccato da due, c'è la punizione in favore del Forte dei Marmi. Forte dei Marmi a quota 3 per quanto riguarda i falli di squadra, il Follonica a quota 1 con Giovannelli che chiede la distanza, battuta in questo momento, sfera all'indietro, Cacciaguerra, Cacciaguerra che cerca qualcuno per lo scarico, riesce a metterla dietro per Ballestero, Ballestero dall'altra parte per Bicicchi, il bomber della formazione rossoblu, ancora Giovannelli, siamo ai limiti dei secondi, il tiro accompagnato passa nel traffico ma è bravo il portiere ad intercettare, ancora Giovannelli in possesso di pallina, poi è Polverini che se ne possessa, va via, parte il tiro di Polverini che però è violentissimo ma non preciso e dunque Ballestero riporta avanti sfera, la cambia dall'altra parte per Cacciaguerra, per questi per Ballestero ancora che va, rientro, la mette al mezzo, al centro dell'area,
niente da fare, due su Bicicchi, lotta ma ne esce Maggi, il tiro dritto per dritto, risponde Ciupi, diventa un contropiede 3 contro 2, ma è velocissimo il Follonica a riprendere posizione e andare a raddoppiare sul portatore di Sfera, dunque niente di fatto, 9:50, ancora fermo il risultato, 2 gol per il Centro Porsche Firenze, Versilia Hockey Forte dei Marmi, 3 gol per la formazione del Follonica, con Cacciaguerra che avanza, poi serve Sfera per Ballestero, dall'altra parte per Bicicchi che non riesce a girarsi per la pressione del numero 2 Galgani, adesso Ballestero alla lunga distanza, la sfera è intercettata, dunque Follonica che può ripartire, annullati 45 secondi, Follonica torna in avanti, ancora il numero 7 Fabbri all'angolo su di lui Giovannelli, ma Fabbri riesce a difendere Sfera, riesce addirittura in uscita dalla porta a cercare il gol, intanto nuovo cambio dentro con il numero 22, vediamo poi i nomi perché Giovannelli, il più giovane è Lorenzo, a prendere il turno di riposo è l'autore delle due reti Cacciaguerra. Sfera all'indietro, Follonica che manovra con il numero 2 Galgani per Polverini, fascia sinistra, il tiro è un'incrociata che però non va a buon segno, dunque la sfera è dall'altra parte, Ballestero che può galoppare oltre la metà pista, il tiro dritto per dritto, risponde alla grandissima Mugnaini, ma siamo già dall'altra parte con il giochino in area, bravo, poi ancora un tiro murato da Giovannelli e adesso Lorenzo per Tommaso, la conclusione, cercava l'angolo giusto ma non l'ha trovata, attenzione a Mattia Polverini che va alla conclusione, si era intercettata dal portiere ma ancora Polverini, poi subentra Lorenzo Giovannelli, la sfera per Tommaso, dall'altra parte per Ballestera, 8-0-5, il Forte dei Marmi si distende in avanti, si difende a quadrato ovviamente la formazione allenata da Franco Polverini, poi il tentativo di Giovannelli di ingannare il portiere non gli riesce, c'è il fallo per la trattenuta, un semplice fallo tecnico, perciò non c'è l'addizionale di squadra. E quando mancano 7:48 sul risultato di 3-2 in favore della squadra ospite sulla pista del Versilia Hockey Forte dei Marmi, il gol di Bicicchi l'abbiamo, mentre stavamo guardando quello che sta succedendo, Bicicchi sul tiro lo vediamo, questa qui è una delle furbate incredibili perché non è stata chiesta la distanza, dunque non c'è da attendere il fischio dell'arbitro, il Forte dei Marmi riesce a trovare il gol, ancora il Follonica dunque che ci riprova, Follonica che era avanti addirittura 3-1, adesso 3-3 a 7:29 dalla fine, la sfera provata da lunghissima distanza, passa al lato sulla ribattuta, non ha fortuna il numero 7 Fabbri, dunque niente da fare, ma è ancora il Follonica che può manovrare, sfera all'indietro per Galgani, intanto fuori Fabbri, torna in pista Cabiddu, dunque la pallina al centro è deviata, Alberto Cabiddu, uno dei giocatori importanti di questa formazione in rosa anche per quanto riguarda la Serie A1, qualche presenza per lui ovviamente quando ce n'è stato di che bisogno, però ecco, insomma, ragazzi che si stanno preparando al salto di qualità a quello vero, Ballestera all'indietro per Giovannelli, Lorenzo a destra la mette al centro ma c'è Cavidu proprio con esperienza che se la porta via, Cavidu poi costretto a fermarsi, aspetta il piazzamento,
poi lo scarico in profondità, ancora Maggi per Polverini, attaccato dietro porta, il tentativo di Polverini di andarsene è intercettato da Vicicchi con la sfera che finisce però fuori dal rettangolo di gioco e dunque si riprenderà con la punizione sul della gara. 3-3 il risultato, 4 falli a carico del rossoblù, a quota 1 il Follonica. Tanto Cavidu non sa vedere il passaggio del compagno e dunque la sfera è per Giovannelli, da questi a Bicicchi, attaccato, mantiene il possesso Bicicchi, ancora dietro per Lorenzo Giovannelli, al limite dell'antigioco il passaggio ancora per Bicicchi che adesso prova ad avanzare in fascia destra, attaccato, stringe Bicicchi, cerca di metterci il corpo il numero 2 Galganima, il forte dei marmi, va ancora vicino con la deviazione di Giovannelli al gol del vantaggio, poi Tommaso Giovannelli va a recuperare una sfera importante e a regalare altri 45 secondi di zona d'attacco per il rossoblù. Ancora la sfera al centro, ma questa volta c'è l'anticipo di Cavidu, diventa un 2 contro 1, Cavidu al centro e Giovannelli dice di no, scusate Raffaello Giupi, poi Giovannelli la va a lottare vittoriosamente a Polverini e c'è adesso il fallo di 10 secondi, il Fratelli non è riuscito ad uscire in tempo dopo il contatto con l'arbitro e dunque a 4.43 dalla fine, fuori Ballesterero e dentro, se non vado errato dovrebbe essere il brando del medico, vediamo un po' se sto prendendo una cantonata con il numero 15, esatto, brando del medico, giocatore giovanissimo ma sicuramente un prospetto importante per la formazione rossoblù. Molina dà secondi anche a lui, abbiamo due under 15 forse addirittura in Lorenzo Giovannelli e del medico, sfera che rimane lì, ci prova ancora in giravolta, si lamenta Polverini con l'arbitro, la sfera è recuperata, comunque Giovannelli e del medico sicuramente al 17, forse addirittura under 15, non saprei però non vado a memoria. 78 Tommaso Giovannelli per Lorenzo, per Brando, supera un primo avversario, stringe sulla porta, mantiene il possesso, adesso attaccato all'angolo riesce a scaricare sul compagno Giovannelli ma non funziona e dunque il Follonica può tornare in avanti con Cavidu, Cavidu per Polverini, ancora la formazione del Follonica a manovrare, Cavidu, Polverini cerca il filtrante in profondità, attaccato Giovannelli alla meglio, il più grande Tommaso, si distende il forte dei marmi, riceve Bicicchi, la mette al centro per il tentativo di deviazione che arriva ma è smorzato da una stecca avversaria, poi Cavidu sporta via sfera, fascia sinistra, cerca di chiudere sull'area, finisce a terra, l'arbitro dice che non c'è fallo, meno non capisco cosa abbia fischiato, vediamo un po', è un richiamo al giocatore del Follonica che secondo l'arbitro si è lasciato cadere quando ha sentito il contatto, intanto fuori ancora Tommaso Giovannelli, dentro Bicicchi e Cacciaguerra, perciò il Fortunato adesso si schiera con Ciupi, Raffaello Ciupi, Cacciaguerra, Bicicchi, del medico e Giovannelli, dall'altra parte abbiamo il portiere, importantissimo portiere della Follonica ma nell'orbita nazionale di categoria, Mugnaini, poi con il numero 8 Mariotti, con il numero 2 è Galgani, là davanti con il 4 Masini e con il 5 Alberto Cavidu. Battuta la punizione, forte Marmi in possesso di sfera, 2.50 alla fine della gara,
del primo tempo, scusate, il filtrante lunghissimo non viene intercettato e dunque diventa un contropiede per la formazione del Follonica, ma si schiera in fase difensiva la squadra del Forte dei Marmi e dunque può manovrare la formazione Maremmania. 2:24 alla fine, ancora Cavildo un possesso di sfera, cerca un compagno per lo scarico, poi decide di far da solo, si porta all'altezza da tre quarti, finisce a terra, non tocca sfera sul terzo appoggio e dunque non c'è fallo. Ancora il numero 4 Masini, l'appoggio, bisogna forzare il tiro perché siamo ai limiti dei secondi. Suona in questo momento la sirena e dunque la sfera torna in possesso del Forte dei Marmi a 1:57. Non può portarla in fondo la formazione rossolù, che ricordo è passata dal 3-1 avversario al 3-3. Non può portarla in fondo, ma può lasciar scorrere 40-30 secondi ancora di questo 1:43 che manca alla fine della gara, del primo tempo, scusate. Il fatto di dire continuamente alla fine della gara sembra quasi un desiderio nascosto. Tanto succede un po' di tutto in area di rigore, l'arbitro ferma il gioco e assegna la rimessa alla squadra del Follonica. Dunque palla dall'altra parte, sfera recuperata, il numero 2 Galgani la cambia per Cavidu, Cavidu ancora in orizzontale, è Mariotti, Mariotti, Cavidu cerca il tiro smorzato, la sfera recuperata, attenzione che rimane lì, poi non ci pensa molto su il portiere Ciupi quando si entra in zona rossa, perciò meno di un minuto alla fine il Follonica può tornare in avanti con il suo numero 2 Galgani, Cavidu ancora, Galgani, Cavidu, poi Terne, 17 secondi, dovrà concedere un'azione anche alla formazione rosso-blu o quantomeno una parte di azione. Adesso cerca un alzo e schiaccia improbabile, la sfera intercettata dal Forte dei Marmi, finisce fuori dal rettangolo di gioco, l'arbitro dice che non c'è motivo di azzerare il cronometro e dunque si riprenderà con la punizione in favore del Follonica e 6 secondi di zona d'attacco quando mancano 22:08. Dunque 22 secondi alla fine di questa importante gara, l'arbitro dice che bisogna fischiare e perdonatemi, ho preso un abbaglio tremendo, l'arbitro in pista non è Lossi, Lossi è al banco dei cronometristi, adesso ci sinceremo anche sul suo nome. Tanto suona la sirena, dunque il Forte dei Marmi può tornare in avanti per l'ultima azione, ci prova con il casco, il portiere Mugnaini va a intercettare sfera, 2 secondi alla fine, la tiene lì Cacciaguerra, ecco il suono della sirena, la chiusura del primo tempo, ricordo 2 reti di Cacciaguerra, 1 dei Bicicchi per il rosso-blu, risponde Cabiddu e Polverini e il mio grazie va a tutti voi che avete la voglia, la pazienza, l'attesa per aver ascoltato questo straccio di cronaca, visto che è iniziato tardissimo la parte audio, all'amico Giuseppe Nardini per la ripresa e per come riesce sempre a risolvere ogni problema, a Simone Polacci, Rede Bottoni che adesso ci fa rivedere gli highlight, da parte di Fabrizio Ercolini nel momento è tutto, noi ci sentiamo per la ripresa della gara.
il tuo luogo speciale dove vivere le emozioni. Proteggile dalle zanzare con Frizzanze. Booking.com. You can book online and enjoy it. You can see more than 100 reviews of this hotel on Booking.com. Its review rating is 7.7. It's the good. The check-in time of this hotel is 2 p.m. and the check-out time is 11 a.m. Già pronta. Wow, via, si riparte. Andiamo, dai! La pubblicità in un luogo come il Palaforte può rappresentare una vetrina importante per l'azienda che cerca sviluppo mirato in Versilia, un mercato ampio e di prestigio. Il Palaforte è uno dei pochi impianti sportivi di grandi dimensioni del comprensorio versiliese, con una cornice di pubblico importante come quella rossoblu.
centinaia di appassionati che ad ogni match vedranno da vicino il logo della tua azienda, che verrà poi riproposto in TV, sui giornali e sui social. Scegli di promuovere la tua azienda con l'Hockey Forte dei Marmi, la più grande vetrina sulla Versilia. Per maggiori informazioni visita il nostro sito internet o inquadra il QR code per scaricarle direttamente sul tuo smartphone. Versilia Hockey è radicato nel sangue. Vi aspettiamo numerosi al palazzetto. Lotteremo insieme per una grande stagione. Vi aspettiamo al palazzetto! Bene signori, torniamo in diretta qua dal Pala Hockey di Forte dei Marmi. Ciupi, Giovannelli, Cherekes, Ambrosio, Cacciaguerra che va subito alla martellata. Dall'altra parte Mugnaini, Polverini, Cabiddu. Vediamo se mi ricordo i numeri, con l'8 è Mariotti. L'altro dovrebbe essere, se non vado errato, con il numero 9. Margheriti, punizione già battuta, ma si impossessa della sfera il numero 8 Mariotti. Rimposta l'azione, Margheriti, Mariotti ancora, manovra il Follonica, sfumano però i 10 secondi, bisogna rettificare la posizione. Il direttore di gara fa ripetere la battuta, troppo veloce per tutti, anche per il rosso-blu. Cherekes, fascia destra, finta il tiro, accelera per trovare lo scarico, sfera all'indietro, Ambrosio dall'altra parte per Giovannelli, Giovannelli dritto per dritto gli risponde il portiere, riguadagna dunque i 45 secondi, lo scarica per Cacciaguerra, ancora Cacciaguerra, attaccato, mantiene il possesso, supera Polverini, la gira ancora all'indietro però per Giovannelli, abbottonata la difesa del Follonica. Ambrosio adesso tenta l'accompagnata, diventa un contropiede per Cabiddu. Cabiddu poi l'appoggio, ma subentra un ottimo Ambrosio a smorzare la trama offensiva, a impostare l'azione d'attacco.
Giovannelli per Ambrosio, per Cacciaguerra, per Giovannelli che ci prova di prima intenzione ma non trova la deviazione vincente, e dunque la sfera recuperata, Polverini a tu per tu con Ciupi, grande Raffaello, lo costringe a allargarsi oltre misura e ci mette il manone, dunque occasione per il Follonica in contropiede, sfumata per l'intervento del portierone rosso-blu. Cacciaguerra fa sportellate con Polverini che ha la meglio, rimposta l'azione d'attacco per i ragazzi del Golfo. Ancora Mariotti, cerchio di centropista per lui da questi Acabiddu. Cerca di farsi vedere Margheriti, incrocia, recupera sfera, Mariotti ancora per Cabiddu, intanto là al limite dell'area di rigore a far da boa c'è Polverini, sfera all'indietro Cabiddu, Cabiddu il tiro, il tentativo di deviazione che non riesce, poi la stecca d'oro, veramente gran gioco di stecca di Cacciaguerra per Giovannelli che va ad impensierire il portiere Mugnaini. Ma siamo nuovamente in avanti con la martellata intercettata e dunque non costituisce pericolo da parte di Cacciaguerra. Siamo subito sulla sponda d'attacco rosso-blu, altezza della tre quarti, c'è Kerekes che riceve, sfera all'indietro per Ambrosio, in orizzontale per Kerekes, ancora la sfera riconquistata da Cabiddu per i suoi che trotta, si fa tutta la pista, la mette al centro per l'occasionissima di Polverini, ma grande Ciupi, Ambrosio poi tergiversa troppo, poi ritorna su Polverini, ma è Mattia che va a lottare sfera e rimposta l'azione. Ancora il Follonica a manovrare, intanto se ne sono andati 3:30 nel corso del primo tempo, abbiamo visto qualche rovesciamento di fronte, una buona occasione in contropiede per Polverini, Forte dei Marmi adesso con Giovannelli per Kerekes, non trova nessuno per lo scarico, manca la linea di e poi Mugnaini che devia la sfera fuori dal rettangolo di gioco, ben indirizzata da parte di Kerekes sotto la traversa, bella risposta del portierone Marco Mugnaini. Dunque si riprenderà a giocare con la sfera in possesso del rosso-blu. Intanto sono 5 falli a carico del Forte dei Marmi, a quota 1 il Follonica. Rientra in pista la sfera in questo momento, 21:15 alla fine, 3-3 il risultato. Doppietta di Cabiddu, Polverini e gol di Cabiddu, doppietta di Cacciaguerra e gol di Bicicchi. Kerekes, ma c'è il fallo in attacco da parte di Giovannelli, dice l'arbitro, dunque la punizione che vale il sesto fallo di squadra. Forte Mami che si avvicina pericolosamente al quota 10. Dunque Cacciaguerra porta avanti sfera per i suoi, deve aspettare l'arrivo dei compagni e dunque è costretto a girarla indietro per Giovannelli che poi accenna anche un tentativo di tiro. Cacciaguerra ancora, si ferma, aspetta il piazzamento, Giovannelli, mentre là in avanti praticamente sulla tre quarti a controllare Gabriele Ambrosio c'è il numero 9 Margheriti, tanto ci prova Cacciaguerra, ma la sfera è recuperata da Polverini, da questi a Cabiddu, Cabiddu per Polverini ancora che arriva al limite dell'area, poi interviene Giovannelli, Kerekes in possesso di pallina, la spara fuori il portiere, dunque sfumano i 10 secondi, a mio avviso si era un po' addormentato l'arbitro perché mi pare che insomma ne ha fischiate ben dopo, e comunque di fatto a 20 minuti dalla fine della gara questa volta il risultato è fermo sul 3-3 con Polverini in possesso di sfera.
Margheriti, Polverini ancora, cerca di ingannare l'avversario, non gli riesce. Ancora Cabiddu, la percussione di Cabiddu controllata, due su di lui, non c'è fallo, dice l'arbitro, Cacciaguerra se ne va, alza gli occhi, la gira all'indietro per Ambrosio, dall'altra parte per Giovannelli. Giovannelli supera un primo avversario attaccato, resiste anche alla carica di Mariotti, due su di lui, gli portano via sfera, attenzione, è il Follonica con Polverini che poi sbaglia tutto al momento della conclusione, è un appoggio troppo morbido per ingannare Ricciuti. In questa occasione almeno fa buona guardia il portiere rossoblu. Intanto Cabiddu, il tiro dalla lunga distanza, poi la ribattuta ancora di Polverini, niente da fare, riguadagnati però i 45 secondi per la formazione del Golfo. Ancora Follonica, Manorare, Cabiddu, Mariotti, Cabiddu ancora cerca l'azione personale, due su di lui, alla meglio Chere che si gli porta via sfera, si lamenta Cabiddu ma l'arbitro dice che si può proseguire. Adesso cerca il filtrante sul palo lontano Giovannelli, niente da fare, sfera all'indietro per Ambrosio, Gabriel Ambrosio, fascia destra, accelerazione, il diagonale attraversa l'intera area e si perde sul fondo. Adesso c'è il contropiede del Follonica che sfuma per l'ottimo intervento di Cacciaguerra, poi finisce a terra Chere che l'arbitro dice si può proseguire. Ancora Ambrosio vicino alla rete, niente da fare, la sfera è però recuperata, ancora la sfera al centro per Cabiddu che poi la alza chilometricamente da due passi, occasione sprecata da una parte e dall'altra, prima il Forte dei Marmi poi il Follonica. Adesso Ambrosio all'angolo, Margheriti deve difendere, cerca di darla indietro Ambrosio, non gli riesce, la riconquista Mariotti per i suoi, la cambia dall'altra parte per il Margheriti che poi cerca Cabiddu sul secondo palo, Cabiddu però la mette fuori, poi sullo slancio il fallo di Cherekes, vale il settimo fallo di squadra, è a 17:36 alla fine. Sarà bene che il buon Ciupi si incominci a pensare a chi potrebbe battere il tiro diretto, perché sono soltanto tre i falli che dividono il Forte dei Marmi dal bonus per il Follonica. 49 secondi alla fine di questo time out, 3-3 il risultato, due falli a carico del Follonica, quota 7 il Forte dei Marmi. Dunque 3-3 il risultato, ricorda ancora tutto nel primo tempo, il 3-1 ad opera della doppietta di Polverini, il gol di Cabiddu, il gol di Cacciaguerra, poi Cacciaguerra fa la doppietta personale, Bicicchi pareggia il conto, 3-3 quando oramai le due squadre sono prossime alla ripresa delle ostilità, finisce in questo momento il time out, 17:36 alla fine della gara, 7 falli a carico del rossoblu, a quota 2 il Follonica, si riprende a giocare con Mugnaini fra i pali, Polverini, Mariotti se non vado errato, poi dovrebbe essere il numero 3 Maggi e con il numero 9 Margheriti, dunque formazione d'attacco, il Forte Marmi risponde con Giovannelli, Ambrosio, Cacciaguerra e Bicicchi, battuta in questo momento, la sfera all'indietro per Mariotti, eccolo qua che riceve pallina, la fa correre per il numero 3 Maggi, attaccato alla meglio Bicicchi che ne esce, la rilancia per Cacciaguerra ma c'è l'anticipo di Mariotti in fascia destra, la gira dall'altra parte, attenzione adesso Polverini, Mattia per il compagno del cerchio di centropista al varco ma viene murato, dunque Ambrosio può andarsene, poi è costretto ad allargarsi sulla fascia destra e dunque niente di fatto, ancora il raddoppio su di lui, riesce a servire dietro porta Cacciaguerra, poi la sfera è contesa, alla meglio il numero 3
Maggi che può rimpostare l'azione, ma Bicicchi fa buona fase difensiva e Giovannelli può tornare in avanti e provarci a sfiorare il primo palo. Niente di fatto, siamo dall'altra parte con il Folloni che va a tentare, alza oltre l'altezza regolamentare, ma anche in questo caso molto vicino alla traversa. Dunque, occasione sfumata da una parte e dall'altra. Giovannelli attaccato, Giovannelli mantiene il possesso, su di lui c'è Mariotti, sfera all'indietro, caccia guerra, deve uscire dalla zona buia, lo fa a beneficio di Bicicchi, pressato alla meglio il Follonica, poi l'arbitro si avvicina alla panca del golfo, c'è il richiamo, il fallo a carico del Follonica. Fuori intanto Ambrosi e dentro Ballestero, dunque salgono a tre i falli di squadra per la formazione del Follonica. Ballestero cerca subito la percussione, si fa tutta la pista, la serve all'indietro per Giovannelli che poi fa partire un tiro, ma il guantone dritto per dritto del portiere Mugnaini, ancora Giovannelli per Ballestero, per Giovannelli, per Cacciaguerra in orizzontale Bicicchi, l'incrocio per Cacciaguerra preso in controtempo, la sfera è dunque recuperata da Polverini per i suoi. Polverini che avanza, la serve, attenzione, occasione murata da Bicicchi, poi la serie recuperata dal Forte dei Marmi con Giovannelli, da questo a Ballestero che va in azione personale, due su di lui, Ballestero supera l'avversario, poi serve in orizzontale Cacciaguerra, Cacciaguerra chiama i ragazzi allo schema, Ballestero, Cacciaguerra, il più arretrato adesso è German, mentre si gioca per linee esterne, Bicicchi attaccato, sfera per German che va a preparare la conclusione, poi è costretto ad allargarsi, dunque torna sui propri passi, serve Bicicchi che ci prova, niente da fare, sfera che rimane lì, Bicicchi la riconquista per i suoi, e rimposta l'azione per Bicicchi, ancora si rialza intanto Mattia Polverini, il tentativo di Bicicchi è però smorzato e dunque a 14:34 può tornare in avanti il Follonica dopo un paio di possessi importanti da parte del rossoblu. Intanto con il numero 9 lascia la pista Margheriti, va a prendersi il turno di riposo, al suo posto con il numero 2 Galgani, attenzione Polverini attaccato col fisico, forse c'è anche il fallo ma l'arbitro dice che si può proseguire, con Ballestero che la piazza ma in realtà è alta oltre l'altezza regolamentare, cercava l'angolo sotto la traversa, niente da fare, fuori Polverini, dentro Cabiddu, ancora sfera per il numero 3 Maggi, Cabiddu, Galgani, Cabiddu ancora, cerca lo scarico per il numero 2 Galgani, la gira ancora, il tiro dalla lunga distanza passa al lato, la ribattuta è preda di Giovannelli che può rimpostare l'azione per il rosso-blu con Ballestero, cerca l'accelerazione Ballestero, non riesce a penetrare in area, difende però la sfera, poi nell'uscita dalla porta sono in due su di lui, si distende dunque il contropiede del Follonica, attaccato Cabiddu alla meglio ma solo momentaneamente il Forte dei Marmi, poi il numero 3 Maggi va a riprendere sfera, a rimpostare l'azione d'attacco, Galgani, ancora Galgani a ricevere per il numero 3 Maggi, Galgani per Cavidu, spalla alla porta, è controllato Mariotti adesso, Mariotti, siamo ai limiti dei 45, dunque c'è da andare alla conclusione ma c'è la sfera alta, la punizione in favore del Forte Armi, fuori Cacciaguerra, dentro Brando del Medico, dunque torna in pista l'attaccante rossoblu, giovanissimo, vediamo quello che saranno gli sviluppi dell'azione, Forte Armi che va a battere questa punizione, la sfera è per Ballestero, per Bicicchi, per Ballestero ancora, dall'altra parte Brando,
Ancora Giovannelli, spera per Del Medico, in orizzontale Ballestero, cerca il filtrante che non riesce, poi la sfera rimane lì Ballestero, ma poi Cavidu se la porta via, va alla conclusione murata da Giovannelli. Ancora Cavidu, lotta all'angolo, alla meglio Brando, che rimposta l'azione d'attacco cambiando dall'altra parte per Bicicchi, al centro per il tentativo di deviazione di Giovannelli che non arriva all'appuntamento, ma ottima l'idea, purtroppo un po' meno la conclusione. Adesso prova Cavidu con un alza e schiaccio che diventa solo un alza, l'arbitro dice che si può comunque proseguire nonostante la ciccata clamorosa della spallina. Sfera all'indietro, Cavidu controllato da Giovannelli, mantiene il possesso Cavidu, sfera recuperata Del Medico, attaccato da Mariotti, alla meglio, l'arbitro dice non c'è fallo ed è adesso il Follonica che va vicino alla rete, la deviazione è preda di Ciupi, Giovannelli non ha nessuno per lo scarico, lo fa adesso su Ballestero, da questi a Brando Del Medico che si trova bene un avversario, serve Bicicchi, poi però la pallina è intercettata in una qualche maniera, Bicicchi la riconquista ancora per i suoi, ma si intromette Mariotti, porta avanti sfera per il Follonica, poi un contatto con Giovannelli ma del tutto fortuito, dunque Galgani per Cavidu, c'è il fallo nell'azione precedente, è rimasto colpito in una zona non protetta Ciupi che richiamava l'attenzione dell'arbitro che adesso interrompe il gioco, 10:49 alla fine, 3-3 il risultato, tutto nel primo tempo, 2 di Polverini, 1 di Cavidu per i ragazzi del Golfo, 2 di Cacciaguerra, 1 di Bicicchi per il Rossoblu, 7 falli a carico del Rossoblu, a quota 3 il Follonica, 10:49. Intanto si riprende, torna in pista in gabbia per l'esattezza il nostro Raffaello Ciupi, 10:49 da giocare ancora prima di chiudere questa ultima gara per quanto riguarda il campionato di Serie 2 Girone B, dove il Forte dei Rami ricorda ancora nell'ultima gara in quel di Viareggio contro la Pumas ha guadagnato il punto, il pari 1-1, il punto che è servito per ottenere la salvezza in questa categoria, e diciamolo pure c'è stato anche l'annuncio dell'abbandono dell'hockey da parte del capitano storico di questa Serie 2 Roberto Maggi, che questa sera non è in pista ma insomma ha deciso che la sua carriera hockeyistica finiva con quella salvezza. La sfera alta da parte di Cavidu, una palombella stile pallanuoto, dunque la pallina che torna in possesso del Forte dei Marmi. Forte dei Marmi in pista con Ballestero, Bicicchi, Giovannelli e Del Medico, Cavidu, Galgani, Mariotti e dovrebbe essere, se non vado errato, Margheriti, ma ci sta anche che c'è un errore. Intanto il tiro di Ballestero è una martellata furibonda ma senza esiti, ancora Ballestero in possesso di pallina, cerca di metterla al centro, rimane a terra, poi Del Medico, la serve ancora Ballestero per Bicicchi, l'istinto salva il portiere Mugnaini, poi ancora il Forte Marmi a manovrare con Ballestero che la mette all'indietro, ma è bravissimo in questa occasione il numero 3 Maggi, che può impostare l'azione, Cavidu la tira altissima, poi Giovannelli la difende dall'attacco dello stesso Cavidu e rimposta l'azione d'attacco per il rossoblu, Giovannelli che chiama i suoi a venire d'incontro per lo scarico, sfuma l'occasione del contropiede, dunque a 9:18 ancora il Forte dei Marmi che riprende i 45 secondi grazie all'intervento di Mugnaini. Intanto Roger Molina che dà istruzioni, il tiro
Sfera che rimane lì, la trattenuta che l'arbitro non sa vedere, poi finisce a terra il giocatore Cavigliu. L'arbitro assegna il fallo di squadra, chiama i ragazzi alla calma. A 8:58 dalla fine, voleva qualcosa in più Cavigliu, il contatto c'è stato, insomma non è stato un aggancio plateale, ma plateale è stata la caduta. Di fatto il Forte dei Marmi a 8:58 alla fine si avvicina al bonus. Intanto vediamo che c'è da asciugare la pista e dunque il Bonson li fa l'ingresso sul parquet. Ovviamente con estrema calma, i ragazzi devono respirare. Dunque si riprenderà con la sfera sulla stecca della formazione Maremmana. Formazione Maremmana che era riuscita ad arrivare addirittura al 3-1 nel corso del primo tempo, poi prima Cacciaguerra poi Bicicchi hanno impattato. Ovviamente è una gara che fila sul filo del rasoio, perché vediamo che le squadre non si stanno risparmiando nelle conclusioni. Al momento bravissimi i portieri, Cavigliu alla lunga distanza, il tentativo di deviazione di Maggi non arriva, e dunque va all'esterno, ma è già schierata la formazione del Follonica quando Brando del Medico dà sfera a Giovannelli che deve difenderla dagli attacchi, poi la mette al centro, sfera che rimane a metà strada, Brando può dunque andarla a riconquistare, a rimpostarla su Bicicchi. Bicicchi va alla conclusione, passa al lato, il più veloce a recuperare quella seconda sfera è Cavigliu che rimposta l'azione per la squadra del Golfo. Ancora il Follonica in avanti, Bianca Azzurri che manovrano, Mariotti all'indietro per Cavigliu che parte da lontano e cerca la conclusione. Ancora Cavigliu all'altezza della tre quarti, Bicicchi non si fa ingannare, il numero 18 in rosso blu ad impostare sfera, Giovannelli è solo là fra quattro maglie bianco-azzurre, Ballestero non si sente di andare a concludere di prima attenzione, dunque sfuma l'occasione. Intanto si prepara Mattia Polverini all'ingresso in pista, Brando del Medico, giocatore su di lui, la pallina all'indietro, ancora a correre per Giovannelli, non c'è nessuno per lo scarico, Giovannelli adesso si libera della guardia di un avversario, non del secondo, il raddoppio, hanno la meglio, il Follonica rimposta l'azione d'attacco, si difende la formazione del Forte dei Marmi quando mancano 7:13 alla fine. Mariotti per Cavigliu, 7 minuti netti alla fine della partita, sfera che finisce fuori dal rettangolo, dalla specchio della porta, ma sulla ribattuta il più veloce di tutti ancora Cavigliu, non c'è stato contatto col portiere, dunque a 6:48, una manciata di secondi ancora per la formazione del Golfo. La riconquista adesso Brando del Medico dopo la murata ottima da parte di Giovannelli. Bicicchi adesso la cambia per Ballestero, Ballestero per Del Medico che può andarsene in fascia sinistra, poi si mette in proprio, la mette al centro, Bicicchi arriva alla conclusione ma sporcata dall'avversario, perciò siamo dall'altra parte con il tiro del numero 3 Maggi che però finisce con lo specchio della porta. Ancora Maggi però recupera sfera, può riprovarci e addirittura molto molto alta, supera anche il plexiglass e dunque Bicicchi riporta avanti la formazione di Roger Molina. Anche questa è una sfera altissima ma l'arbitro non fischia la punizione per la norma del vantaggio. Intanto è Polverini in possesso di sfera, Polverini per il numero 3 Maggi che la cambia per il numero 2 Galgani che però ha una reazione non abbastanza forte, ma siamo nuovamente in avanti con Cavigliu che questa volta innescato perfettamente da Maggi in un contropiede pressoché perfetto. Quando mancano 5:31 sigla la rete del nuovo vantaggio, ancora Cavigliu. Riesce a riportare in avanti la formazione del Golfo in un momento in cui avevamo detto eravamo sul filo del rasoio,
azioni da una parte e dall'altra, a trovare il contropiede su una sfera recuperata in una qualche maniera, ma poi giostrata molto bene al centro della pista, è stato il Follonica con la sfera portata da Maggi, servita dall'altra parte per Cavidu, che con il portiere che era andato a intervenire sul primo palo non ha avuto difficoltà a siglare la rete del 4-3, dunque vantaggio Follonica. Il timeout chiesto da mister Molina, che vuole ragionarci sopra. Suona la sirena, dunque si riprende a giocare con il Follonica in pista con Kereches, Ambrosio, Cacciaguerra e Lorenzo Giovannelli. Praticamente cambiato l'intero pacchetto dei giocatori rosso-blu. Kereches si allunga troppo la sfera e dunque riparte il Follonica in pista con Maggi, Polverini. Con il numero 9 è Margheriti e poi dovrebbe essere il numero 2 Galgani, se non vado errato. Infatti è così, manovra il Follonica a 5 minuti dalla fine della gara. La sfera recuperata da Giovannelli, ceduta da Ambrosio, da questi a Cacciaguerra che la gira ancora in profondità. Giovannelli, manovra per Kereches, in orizzontale per Cacciaguerra. Cacciaguerra che si ferma, aspetta il piazzamento, la serve a Kereches, riceve il passaggio, addomestica la pallina, si era sporcata, ancora Cacciaguerra in possesso di palla, l'appoggio è per Kereches, bisogna andare alla conclusione, ci prova adesso in questo momento Kereches, ma è murato da un avversario che può impostare l'azione d'attacco, ma la sfera recuperata da Cacciaguerra per Kereches, però al momento del tiro viene anticipata, adesso c'è un tocco con una sfera decisamente sporca e dunque si lotta al limite dell'area, poi arriva Cacciaguerra in un'azione difensiva che è la sua specialità, la sfera recuperata, attenzione perché Giovannelli, la conclusione di Giovannelli, si impenna sulla stecca dell'avversario, poi Giovannelli cerca il filtrante al centro dell'area, c'è però l'intervento del portiere Mugnaini, adesso Cacciaguerra che può domesticare sfera, rimpostare l'azione d'attacco da questi a Kereches. Kereches supera in un primo momento l'avversario, poi è costretto a girare per linee esterne, dunque la manovra ancora per Cacciaguerra, per Kereches, 3-26 alla fine, ricordo Follonica che è tornato in vantaggio per 4-3, adesso è il tentativo, niente da fare, è un contropiede per schè perfetto di Polverini che poi cerca il numero e fallisce tutto, alza la sera ma non riesce a schiacciarla, ne viene fuori un tiro sporchissimo che Ciupi respinge solo alzando una mano, ma si era trovato a tu per tu da solo col portiere Ciupi, ancora una conclusione smorzata però e dunque ancora un contropiede per il Follonica. È il numero 2 Galgani che mantiene il possesso, Polverini, 2.42 alla fine, c'è il fallo. Del fallo con la sfera sulla stecca della formazione di mister Molina. Tanto si chiedono lumi al direttore di gara. 3-2-29 alla fine, Forte Rami che la batte su Kereches, ma bisogna attendere il fischio dell'arbitro, dunque niente di fatto, riposizionata la sfera, si prende con l'ingaggio, dice l'arbitro, la pallina è recuperata da Kereches per i suoi, che rimposta su Cacciaguerra, Cacciaguerra ancora, stecca di Cacciaguerra ma fermata e dunque il Follonica torna in avanti, ha un controllo infelice il numero 9 Margheriti e dunque Giovannelli, fascia destra per lui,
fino a fine gara, una Sera che attraversa l'area di rigore senza trovare una deviazione. Resiste Giovannelli alla sfera, su di lui all'angolo, ancora Giovannelli in possesso di pallina, finisce a terra, l'arbitro dice che si può proseguire. La sfera raggiunge Polverini in una qualche maniera, dopo il tocco di Maggi gli ritorna sfera, ancora Polverini che può andare alla manovra, poi non si intende con il compagno ma neanche Cacciaguerra con Giovannelli, e dunque il Follonica può ritornare a manovrare. 40 secondi nelle file a 1:27. Attenzione Polverini che la mette al centro, ma lì non c'è Capitu, ma è il numero 2 Galgani che non trova la deviazione. Era un'azione pressoché identica, seppur a palo invertito, all'altra che aveva fruttato il gol del vantaggio. Intanto c'è il fallo numero 4 a carico del Follonica, mancano 66 secondi e c'è il time out chiesto da mister Franco Polverini, che richiama i suoi ragazzi, vuol parlare in quest'ultimo minuto che manca alla fine di questa gara che ricordo ai fini della classifica non cambia praticamente niente, ai fini del prestigio e del fatto che, come sappiamo, anche i campionati giovanili si giocano in maniera zonale, perciò insomma sono ragazzi che si conoscono da sempre, che si sfidano fin dall'under 11 qualcuno, perciò insomma un po' di rivalità, sana rivalità sportiva ovviamente c'è fra le due squadre, e dunque si preparano le formazioni a tornare in pista. Mugnaini, Polverini con il numero 9 è Margheriti, poi dovremmo avere con il 2 Galgani e il 3 per Maggi, Cacciaguerra, Cherekes, Lorenzo, Giovannelli e con il 33 Gabriel Ambrosio, ovviamente Raffaello Ciupi fra i pali. 1-0-6 alla fine, battuta in questo momento Cacciaguerra in possesso di sfera, va alla conclusione che fa la barba al palo lontano, ma il più veloce a recuperare quella pallina è Polverini che poi la gira, ma Ambrosio la riprende per i suoi, fra due avversari finisce a terra, poi la tocca da terra, c'è il fallo per terzo appoggio, e quando mancano 45 e 9 centesimi il Follonica, se bravo, può portarla fino in fondo, ma non riesce. Intanto il cambio, fuori Ciupi e dentro Tommaso Giovannelli per l'ultimo assalto, 32 secondi, senza portiere la formazione rosso-blu. Giovannelli che adesso va a provare la conclusione che passa al lato, la sfera recuperata da Cherekes, ancora per Giovannelli, 21 secondi, ancora il tiro intercettato, la sfera la va a recuperare Cherekes, avrà l'occasione per un ultimo tentativo alla media distanza, Giovannelli per Cherekes, ci siamo, e Mugnaini smorza la sfera, però a 4 secondi dalla fine, ancora sulle stecche del rosso-blu, ma praticamente con una punizione da vertice dalla sponda, praticamente è impossibile andare a cercare la conclusione, e infatti la recupera Polverini che però non riesce a segnare la quinta rete senza portiere. Dunque si chiude questa gara sul risultato di 4-3, ai fini della classifica poco valeva, ai fini personali ovviamente felicissimi ragazzi del Golfo che vanno a segno con Cabidu per due volte, Polverini per due, risponde doppietta di Cacciaguerra e gol di Vicicchi. Nel secondo tempo si è lottato ma niente è cambiato, dunque formazioni che vanno a chiudere questo campionato di Serie A2 con la permanenza nella serie cadetta. Non era scontatissimo per la formazione rossoblu che ha lasciato andare pezzi preziosissimi
a spasso per l'Italia a guadagnarsi la pagnotta in formazioni che hanno lottato per i playoff. Dunque squadra giovanissima al netto di Balestera e Maggi, ma tantissimo spazio anche agli under 17, agli under 15, squadra che serve a far crescere i ragazzi, lavoro che mister Molina è riuscito a fare molto bene, dando un'identità alla squadra al punto di guadagnare la salvezza con un turno d'anticipo. Dunque, che dire, 4-3 finisce per i ragazzi del Golfo, che sono poi praticamente nella stessa situazione, no? Sono quelle formazioni che permettono ai ragazzi di fare esperienze importanti. Nella formazione del Forte dei Marmi, al pari di quella del Golfo, ci sono state anche presenze nella massima serie, Capitulo, ricordo, con la maglia del Follonica, ma l'assenza di Ambrosio ha permesso di andarsi a giocare una semifinale, seppur non chiaramente vedendo la pista, se non per il riscaldamento, anche comunque a Giovannelli. Comunque sono esperienze importanti che portano i giovanissimi nel novero, nel giro della prima squadra. Da parte di Fabrizio Ercolini è tutto, un grazie all'amico Giuseppe Nardini per le riprese della parte tecnica, un grazie all'amico Simone Polacci per la regia. Noi ci risentiremo in questo fine settimana, dove qua a Forte dei Marmi si giocheranno le finali per lo scudetto di Serie B. Foto di rito per quanto riguarda il Follonica, Polverini là in mezzo ai suoi ragazzi. Da parte di Fabrizio Ercolini è tutta l'ecco.